Donato Alfani ai nostri microfoni. Velocissimo, velocissimo al nostro fianco Donato Alfani, decima edizione di questo evento fantastico che racchiude la passione per il calcio dalla Serie D alla Serie A, diciamo dirigenti, allenatori, giocatori e veri protagonisti di questo grandissimo sport. Sì, grazie a voi, buonasera, benvenuti e soprattutto anche per la vostra disponibilità. Io il mio dovere che mi preme è quello di ringraziare sin da subito tutti i presenti che sono venuti qui in un momento di grandissima difficoltà, perché per i club in questo momento autorizzare un tesserato o comunque un dirigente e farlo venire qui è un momento di difficoltà, anche di rischio per la questione Covid. Quindi da questo punto di vista è veramente doveroso da parte mia ringraziare tutte le persone che sono state autorizzate e quindi che sono qui questa sera. Sono abbastanza contento perché poi raggiungere la decima edizione di un evento che nel corso degli anni, che ringrazio anche tutti voi colleghi presenti qui questa sera e che mi onorate sempre e che soprattutto seguite con grande interesse questo evento, significa che cerchiamo di fare qualcosa di bello, fatto sempre con serietà, con professionalità e che mi è stato riconosciuto, mi viene riconosciuto ormai come tra gli eventi sportivi come premio, un evento veramente di prestigio e di grande importanza. Si lavora sempre di più, anno per anno, sempre per migliorarsi. Peccato, ripeto, che questa sera, se non c'era l'emergenza Covid in questo momento per i club, perché da stamattina adesso ho ricevuto alcune telefonate di direttori sportivi che effettivamente sono tutti in questo momento in isolamento e purtroppo è un'emergenza e mi dispiace, anzi l'appello mio è quello di vaccinarsi, vacciniamoci veramente tutti affinché possiamo ritornare a vivere in modo tranquilli e sereni come prima, perché altrimenti non ce ne usciremo più. Esatto, anche perché solo con i vaccini riusciamo a fare un evento come questo e portarlo avanti con la maniera più serena e tranquilla possibile, più normale possibile, cercare di tornare alla normalità, anche perché l'anno scorso purtroppo non si è potuti fare quella che era la decima vera edizione, no? Per causa del Covid, quindi per fortuna ci siamo, quest'anno ci siamo. Eh sì, poi tra l'altro diceva ovviamente Donato, un evento di grande prestigio con personaggi di grande spicco, ne abbiamo già visto qualcuno, siamo solo all'inizio di questa bella serata. Sì, in totale noi stasera, nonostante ripeto, l'emergenza Covid, consegneremo quasi 100 premi confermati, presenti qui e già questo è una grande soddisfazione. In questo momento purtroppo, ripeto, se non c'era l'emergenza Covid avevamo veramente tutti, quindi vabbè, però alla fine, ripeto, facciamo questa grande decima edizione e rilanciamo l'idea da parte mia, vaccinatevi così l'anno prossimo sarà ancora più bello e soprattutto anche i club, i calciatori, i tesserati, i dirigenti ovviamente parteciperanno sempre di più. Ad esempio voglio fare ho ricevuto una telefonata veramente bellissima che da parte di Mino Raiola, procuratore di Gigio Donnarumma, e anche dal papà di Gigio Donnarumma che mi ha chiamato personalmente perché stasera Gigi Donnarumma è tra i premiati, però non c'è qui, essendo che il PSG non l'ha autorizzato per la questione Covid, rispetto per quanto riguarda quarantena, tutta una serie di problematiche, e quindi altrimenti sarebbe venuto con grandissimo piacere nella sua città decennale, e quindi questo è, ripeto, ecco qui, vi ho dato un attimino un aneddoto rispetto ad uno dei premiati che voleva esserci veramente, ma purtroppo per problemi non legati all'evento, ma problemi legati all'emergenza sanitaria, il PSG ovviamente non l'ha autorizzato. Eh beh, mica poco Margherita, no? Ovviamente parliamo di Gigio Donnarumma. Assolutamente sì. Prima di liberare Donato, ovviamente hai detto più di 100 premi, ricordiamo che 6 premi saranno destinati anche ai tesserati dell'US Avellino, visto che insomma, ci riguarda un po' più da vicino, insomma bene così. Donato, proprio prima di liberarti ti volevo anche chiedere, me lo dicessi in segreto, in assoluto segreto, io non mantengo molto i segreti, no, privatamente me l'avevi raccontato, vorresti espandere le tue esperienza anche oltre i confini italiani, no? Perché comunque va detto, 10 anni di grandissima esperienza qua in Italia, proprio 10 anni soprattutto di calcio, veramente di vero calcio, grazie a te comunque riesci a far ricordare e riunire in una stessa giornata tantissimi campioni, uomini dello spettacolo.
Sì, brava, io ti faccio i complimenti rispetto a questa cosa perché effettivamente io adesso ho un progetto internazionale che sono gli European Football Awards, quindi che già ho lanciato un'anteprima rispetto al progetto e tant'è vero che questo progetto sicuramente, ne parleremo 2022, sarà realizzato al termine dei mondiali, quindi a fine mondiale di calcio. E ci sarà questo evento internazionale perché dopo questa gavetta che ho fatto e che continuo a fare grazie agli Italia Sport Awards, agli Oscar del Calcio, adesso ovviamente l'evento, quindi sono proiettato a fare questo evento internazionale e sono gli European Football Awards. E lui si dice in bocca al lupo, eh? Crepi il lupo. Grazie mille, buona serata, buon proseguimento ovviamente a Donato Alfani, presidente dell'Italia. Pellegrino, e soprattutto grazie per l'invito e la possibilità comunque di offrirci questo piccolo lo spazio anche per noi, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti i colleghi, grazie a tutti che siete qui, veramente vi ringrazio perché ripeto, anche per voi lavorare in questo momento diventa difficile e bisogna un attimino attivare tutte le precauzioni e quindi siamo tutti attenti, però personalmente vi ringrazio di cuore a tutti per la vostra presenza. Sì, un attimo, grazie. C'era forse una domanda dallo studio. Sì, sì, esatto, Pellegrino, no, mi aveva incuriosito appunto, Donato Alfani, le parole che riguardano un premio europeo. Allora, mi viene da dire quali sono le difficoltà di questi premi europei e soprattutto, magari vogliamo fare un po' da competitor al Pallone d'Oro che ultimamente sta riscontrando un po' di perplessità in merito. Chiedeva Michelangelo Frieda dallo studio, parlando di premi europei, quali sono al momento le difficoltà, no? di fare queste premiazioni, insomma, espandendoci un po'. Ma le difficoltà sono praticamente di natura organizzativa e quindi io ho già avuto dei contatti praticamente con il Qatar, quindi ho dei contatti internazionali tra cui anche la Germania, quindi ho già dei contatti in Germania proprio col Ministro dello Sport che sono interessati, grande interesse hanno anche in Spagna con il Ministero dello Sport, quindi ci sono già dei contatti. Che stiamo valutando anche la location dove fare e lanciare 2022 gli Oscar del Calcio Internazionale, gli European Football Awards, che sarà un altro mio evento. Una bellissima, bellissima notizia e un bellissimo evento. Allora rinnoviamolo in bocca al lupo a Donato Alfani. Bocca al lupo. Grazie mille, che ovviamente poi questa condivisione la faccio anche con tutti voi colleghi, perché ovviamente diciamo tra altre cose sono un collega, un operatore dell'informazione come voi e quindi vi ringrazio in modo infinito.